Bene, fin qui la situazione, adesso aggiorniamo le previsioni meteo perché insomma abbiamo visto un miglioramento nelle ultime ore e appunto in tanti, compresi gli operatori turistici, sono davvero in fibrillazione, almeno per attendere il completamento di queste opere di messa in sicurezza di somma urgenza. Quindi il punto sulla situazione dell'evoluzione meteo lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma, che vedo pronto in diretta. Giovanni, buongiorno. Allora, il peggio è passato, cosa ci aspettiamo per le prossime ore? Sì, Carmine, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Un aggiornamento flash per segnalare un tempo in miglioramento, in ulteriore miglioramento, anche se nelle prossime ore saranno possibili ancora degli annuvolamenti, soprattutto sui settori orientali, sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico con residue precipitazioni. Ma la situazione migliorerà perché se osserviamo le immagini dal satellite, la perturbazione atlantica responsabile del maltempo della giornata di ieri si sposterà ulteriormente verso la Grecia e quindi gli addensamenti attualmente presenti sulla nostra regione tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio sera e ancor più nella giornata di domani, quando tornerà a splendere il sole sulla nostra regione, ma soprattutto si attenueranno i forti venti che ruoteranno nelle prossime ore da maestrale, ma si attenueranno e quindi anche il moto ondoso è previsto in graduale attenuazione. Usciamo da questa fase di maltempo, domani tornerà a splendere il sole, poi una nuova veloce perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni centro-settentrionali, ma con pochi effetti sulla nostra regione, soltanto un rinforzo dei venti di Libeccio. È tutto a te. Grazie Giovanni, la notizia che volevamo sentirti dare in qualche modo, perché appunto c'è soprattutto preoccupazione per il vento che si è calmato, avremo qualche giorno di tregua.